Benvenuti, siamo in compagnia del nuovo presidente dell'Ordine dei Medici, il dottore Luca Milano, con il quale facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda sia questa tornata, non so se è il caso di chiamarla elettorale, cioè, però voglio dire questo incontro molto importante qui poi l'ha visto presidente. Durante il corso della nostra trasmissione voglio anche parlare un po' dei progetti e spiegare soprattutto l'ordine a cosa serve, spiegarlo chiaramente all'utenza, diciamo grosso modo, io ne sono documentato. Quindi parliamo solo un attimo prima delle elezioni, insomma, come sono andate, con la cordata, se è stata fedele, insomma, parliamo un po' prima delle elezioni, via. Va bene, diciamo che siamo appunto reduci da questa tornata elettorale che si è tenuta lo scorso fine settimana, il 26, 27 e 28 ottobre. Una tornata elettorale che è stata molto affascinante, un'esperienza bellissima. Non era sicuramente la mia prima esperienza elettorale all'ordine, ma essere poi candidato presidente è tutto un'altra storia. Per cui io come prima cosa veramente sono qui in prima persona ad essere ospite della vostra trasmissione e vi ringrazio, ma accanto a me è come se ci fossero tutti i candidati della mia squadra. Noi medici insieme, il nome credo che già fa capire che cosa noi abbiamo voluto subito trasmettere alla classe medica beneventana, quello appunto di essere uniti, compatti, perché noi medici oggi forse viviamo una crisi più profonda della nostra storia. È soltanto l'unità, soltanto lo stare insieme, soltanto appunto la condivisione di tutto quel disagio che ognuno poi nella propria singola sfera professionale, ma la viviamo contemporaneamente e quindi soltanto stando insieme forse potremmo risalire la china e iniziare appunto a riproporci un Come po'. dicevo, è sempre anche una buona dose di coraggio candidarsi ai vertici di un ordine abbastanza E sensibile. diciamo che devo dire la verità, il percorso adesso a bocce ferme lo posso dire è stato più che altro fisiologico, perché comunque io ho maturato una lunga esperienza ordinistica, termino con questo il settimo mio mandato, sono entrato la prima volta nel 2003 come revisore dei conti supplente. Poi la volta successiva sono stato premiato a revisore dei conti effettivo, quindi la volta ancora successiva a consigliere semplice, la volta ancora successiva a segretario del consiglio e poi negli ultimi 3 mandati ho ricoperto la carica di vicepresidente. Quindi tutto sommato, senza essere, voglio dire, senza giri di parole, era normale che fosse arrivato il momento della candidatura Che praticamente ha al avuto delle presidente. radici prima di arrivare Diciamo, è ad un essere. percorso lungo che mi ha dato la possibilità di crescere. Non ho mai, nella mia vita io non ho mai forzato gli eventi, li ho sempre saputi attendere nel momento giusto e con la convinzione e con la determinazione, perché le cose io intendo sempre farle quando mi sento sicuro di farle. Certamente, anche se potesse sembrare appunto fisiologica questa candidatura, i dubbi sono stati grandi e sono stati tanti, perché scattano poi i sensi di responsabilità. Diciamo le incertezze, sono all'altezza, non sono all'altezza, sarò riconosciuto, non sarò riconosciuto, sono pensieri che mi hanno Motivo per il quale facevo la assillato. domanda prima e il Sì, coraggio. però il coraggio, devo dire, l'ho avuto, me l'hanno dato i compagni di squadra. Devo dire che loro veramente mi hanno fatto superare tutte quelle titubanze iniziali che mi facevano riflettere sull'opportunità o meno di affrontare questo percorso, e devo dire che veramente devo dire grazie a loro. Loro mi hanno fatto sbiadire tutte quelle perplessità Una sorta che di gregari che l'hanno spinto fino ad sì, arrivare al traguardo. ma gregari è un diminutivo, sono stati veramente la forza trainante. E poi la cosa bella che quando poi mi hanno reso consapevole e mi hanno convinto, diciamo così, mi hanno aiutato a convincermi di questa esperienza. Io poi ho cercato appunto di farlo con il massimo impegno e la cosa bella che li ho trascinati, mi hanno seguito senza mai discostarsi da quelle che potevano essere le mie, diciamo così, idee. Che naturalmente ho sempre condiviso con il gruppo, abbiamo sempre condiviso tutto, abbiamo sempre deciso insieme tutto, però
ma io poi mi rendo conto che caratterialmente delle volte divento anche pesante, assillante, probabilmente in qualche momento mi avrebbero anche voluto mandare a quel paese, invece ho sempre ricevuto l'affetto e la convinzione nell'andare avanti con la massima determinazione. Ma d'altronde, se non ci fosse stato questo impegno così importante e preso con senso di responsabilità, con serietà, non avremmo potuto ottenere un risultato elettorale di questo tipo, perché noi la cosa che ci siamo imposti, anche perché poi si è realizzata la situazione della lista unica, quindi poteva sembrare una vittoria facile, semplice, perché non avendo una lista avversaria, dovevamo vincere per forza noi. Invece, la legittimazione l'abbiamo avuta proprio dalla grandissima partecipazione elettorale. Dobbiamo considerare che 1090 medici su 2000 sono venuti a votare, praticamente il 54% degli iscritti, un afflusso che non credo di sbagliare, ma per quello che mi dicono è l'afflusso più alto, la percentuale più alta tra gli ordini, Praticamente dagli ordini d'Italia. il Quindi voglio presidente è dire, proprio in pieno. diciamo che è la squadra che è stata premiata con convinzione, è stato bello vedere, non tanto il voto, perché il voto poi è quello che conta, ma per noi quello che è stato proprio bello vivere in questi 3 giorni elettorali, poi ricevere l'affetto, il piacere, la gioia, vedere i colleghi che venivano a votare perché volevano venirci a votare. La solidarietà La professionale. solidarietà e il riconoscimento dei colleghi. E poi devo dire che quindi sicuramente c'è stato un grande lavoro di tutta la squadra. E poi devo dire che un grande successo ci è stato dato anche grazie alla scelta che abbiamo fatto iniziale, cioè quella del voto telematico. Noi per la prima volta quest'anno a Benevento, all'Ordine di Benevento, abbiamo votato in modo telematico. Ma questo perché ci sembrava un atto democratico, perché ha messo tutti gli iscritti nelle condizioni di poter votare. E l'abbiamo fatto sia con la possibilità da remoto attraverso il collegamento alla piattaforma con lo SPID, e sia con la possibilità di venire a votare nella sede nostra, Avete dato la possibilità a tutti perché i quanti di poter nostalgici, logicamente partecipare, quelli di insomma. Benevento, hanno il piacere di venire su all'ordine, ed è la cosa più bella vedersi all'ordine, perché è anche un momento di rincontrare tanti vecchi amici, tanti vecchi colleghi. Ma nello stesso tempo abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri iscritti che in formazione, chi per lavoro, noi forse la metà degli iscritti all'Ordine Benevento lavorano fuori Benevento, perché Benevento non è una città Quindi giustificate anche il voto universitaria, da un telematico, punto di insomma. vista non c'è la facoltà di medicina, non offre grandissime opportunità di lavoro, quindi. E questo è stato apprezzato tantissimo da tutti i colleghi che lavorano nelle Mi varie sembrava città anche giusto d'Italia, essere e quindi rappresentati. voglio dire, anche questo è stata una scelta vincente, è stata una scelta vincente. Allora, dottore, mettiamoci in pausa per quanto concerne il fatto delle elezioni. Vogliamo spiegare un po' all'utenza, a tutti coloro i quali appunto ci stanno seguendo, cos'è l'ordine e qual è la sua attività? Ma l'ordine è per definizione un organo sussidiario dello Stato che ha come funzione primaria quella di aggiornare e conservare l'albo dei propri iscritti, nel senso che l'ordine è responsabile dell'iscrizione dei professionisti al proprio albo e quindi verificare tutti i requisiti necessari affinché un laureato in medicina e chirurgia si possa iscrivere all'albo. Comportamento deontologico. Prima l'iscrizione all'albo, perché se dopo la laurea non c'è l'iscrizione all'albo, non si può esercitare la professione. Quindi è un passo indispensabile per poter entrare nel mondo del lavoro. Come tutti gli albi. Dopodiché, logicamente, l'ordine diventa anche responsabile, è un organo garante verso la cittadinanza del comportamento etico e deontologico dei propri iscritti. Quindi l'altro grande, diciamo così, funzione dell'Ordine dei Medici è quello di gestire il complesso appunto disciplinare dei propri iscritti. Naturalmente noi come consiglio ci auguriamo di lavorare quantomeno possibile da un punto di vista disciplinare, ma è chiaro che abbiamo l'obbligo, il dovere di garantire alla cittadinanza che tutti i nostri iscritti abbiano un comportamento dignitoso. Però io credo che oggi, al di là di questo, e ripeto, ci auguriamo di dover lavorare il meno possibile sotto questo aspetto, noi dobbiamo difendere anche la dignità del medico, perché la dignità del medico negli ultimi anni è andata veramente sempre più a diluirsi. Un tema di E attuale è un importanza. tema di attuale importanza. Se noi pensiamo ai nostri, ai, a, 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 al mio primo medico di famiglia,
che mi ha fatto innamorare della medicina, perché quando entrava in casa, per me, quando entrava il dottore Pizzella a casa, che veniva a visitare mia nonna, per me si accendeva la lampadina della sapienza. Quindi voglio dire, ma allora il medico era l'elemento forse più importante della società, insieme al sindaco, insieme al farmacista, insieme al parroco. Io non dico che... Perché non lo ritiene più che abbia questo ma ruolo. Ma oggi purtroppo nella questo famiglia. Ruolo... Io penso proprio di sì, che lo psicologo, sì, diciamo, in alcuni resti, però proprio quel ruolo sociale determinante, voglio dire, è andato un po' scemando, parte per nostra responsabilità, parte perché la società poi si evolve, si modifica, quindi voglio dire vengono meno anche determinati valori in tutti gli ambienti della società. Probabilmente sono ancora conservati in quelle famiglie un poco datate. Probabilmente, però voglio dire, io credo che se noi dobbiamo riconquistare, risalire la china, cercare di recuperare quel prestigio sociale, dobbiamo cercare di farlo meritandolo sul campo con autorevolezza professionale. E soprattutto credo che abbiamo un dovere nei confronti dei giovani medici di trasmettere ai ragazzi l'orgoglio di appartenenza, il senso di appartenenza alla categoria medica, ma non nel senso, voglio dire, presuntuoso del termine, nel senso che noi ogni giorno ci dovremmo interrogare, dice, e dirci e chiederci: sono degno di far parte della famiglia medica? La passione. Ecco, questo è il valore più importante che a me farebbe piacere se noi medici un po' più grandi riuscissimo a trasferire ai giovani ragazzi che si iscrivono, e noi siamo orgogliosi che l'Ordine di Benevento è un ordine molto apprezzato anche a livello nazionale, perché abbiamo un'ottima segreteria che lavora molto bene, quindi riusciamo a stare a passo con i tempi. Molti ordini ci prendono come riferimento, come esempio per tutto quello che facciamo, e soprattutto mi farebbe piacere. Allora parliamo un attimo adesso dei progetti di questo suo mandato, come ristrutturiamo il futuro dell'Ordine dei Medici. Allora, diciamo che noi abbiamo iniziato a lavorare su questo programma dall'inizio dell'anno, quindi ci abbiamo lavorato quasi un anno e abbiamo cercato di innanzitutto stabilire dei criteri che ci hanno poi aiutato anche a scegliere i medici che oggi fanno parte che hanno fatto parte della squadra e che faranno parte del consiglio. Quindi abbiamo sempre lavorato per metodo. Abbiamo lavorato per metodo perché abbiamo voluto innanzitutto cercare di essere rappresentativi. L'Ordine dei Medici è non soltanto l'Ordine dei Medici di Benevento, ma è l'Ordine dei Medici di Benevento e di tutta la provincia di Benevento. Quindi ci siamo dati l'impegno di garantire la rappresentatività di tutto il territorio della provincia, e quindi per ogni distretto sanitario abbiamo identificato un candidato. Così come pure abbiamo cercato di rappresentare nella squadra un rappresentante per ogni figura classica professionale medica, intendo dire medico di famiglia, ospedaliero, medico del 118, specialista ambulatoriale, libero professionista, pensionato, giovane medico, specializzando, il pediatra, insomma non vorrei che mi sfuggisse qualche, ma li abbiamo messi tutti, e 18 potevano essere i candidati, 15 consiglieri e 3 revisori, ce l'abbiamo messa tutta, e quindi abbiamo stabilito dei metodi a cui poi abbiamo associato spontaneamente dei nomi. Non lo abbiamo fatto in autonomia, voglio dire da soli, ma abbiamo coinvolto la classe medica, perché noi a fine marzo abbiamo fatto un incontro in cui hanno partecipato oltre 60 medici iscritti al nostro ordine, soprattutto prevalentemente giovani, in cui abbiamo voluto illustrare la nostra idea, il nostro progetto, la nostra base. E quello è stato forse il momento in cui, come tu mi chiedevi prima, sicuramente dopo quell'incontro di fine marzo io ho detto: dobbiamo andare avanti, perché abbiamo, voglio dire, la categoria che ci segue, che ha apprezzato il nostro modo di approcciare, e quindi se ancora restava qualche dubbio, lì veramente ce lo siamo tolti completamente. E quindi abbiamo lavorato con senso di responsabilità elaborando un programma che noi per la prima volta, credo, la classe medica beneventana, è vero che li abbiamo forse anche assillati, perché abbiamo mandato messaggi WhatsApp, mail, abbiamo cercato di raggiungere tutti gli iscritti all'Ordine di Benevento attraverso le nostre conoscenze interpersonali, perché poi il vantaggio di un ordine piccolo è quello che, bene o male, direttamente o indirettamente, Mario, ma ci conosciamo più o meno tutti, quindi abbiamo raggiunto con più messaggi, forse abbiamo anche scocciato un po', però io credo che era importante
comunicare ai nostri iscritti quello che stavamo facendo e quello che volevamo fare. Noi come primo messaggio che abbiamo mandato abbiamo messo i nomi, la nostra foto, quindi la nostra faccia, il nostro numero di cellulare. Noi abbiamo il primo messaggio che abbiamo mandato ai nostri iscritti, nome, foto, cellulare, come per dire questa è la mia faccia, questo è il mio numero, mi puoi chiamare e mi puoi contattare da oggi che ancora non è lontana l'elezione, noi ci siamo. E questo è stato apprezzato. Per la prima volta forse abbiamo... Praticamente vale per l'utenza, per tutti. Per i medici, sto parlando alla classe medica. Così l'altro, come... poi, diciamo, l'altro poi è una nota dolente sul fatto della presenza. E vabbè, quella... Poi abbiamo anche mandato il nostro programma, perché lo abbiamo voluto condividere, abbiamo voluto spiegare quali sono le, i nostri obiettivi nel mandato che andremo a guidare un organo che per noi è prestigioso e quindi per noi è un onore essere stati scelti ad andare a rappresentare la classe medica beneventana e quindi ci siamo dati un programma e abbiamo tutte le intenzioni di perseguire quell'impegno che abbiamo preso con tutti i nostri iscritti. È chiaro che questo l'abbiamo potuto fare con i nostri iscritti, ma è un impegno che noi prendiamo con tutta la cittadinanza beneventana. Perché al primo posto abbiamo messo appunto la rappresentatività, ma al secondo posto abbiamo messo subito il servizio per gli iscritti, quindi la difesa della dignità del medico, la difesa della sicurezza del medico, perché oggi abbiamo la grande piaga delle aggressioni agli operatori sanitari. E per aggressioni non dobbiamo intendere soltanto quelle che arrivano in televisione dove c'è l'aggressione fisica, che lì si esplode proprio il caso. Ma per aggressione dobbiamo intendere anche l'aggressione verbale, comportamentale, perché poi intimorisce, tu stai là a fare il tuo lavoro per cercare di aiutare una persona che ha bisogno e ricevere un'aggressione anche verbale, voglio dire, non è facile assorbirla. Non è suo compito, ma come si potrebbe risolvere questo? E questo problema questo si potrebbe problema risolvere, annoso, secondo me, cercando innanzitutto di migliorare proprio le condizioni di lavoro. Cioè la politica italiana dovrebbe capire che servirebbero molti più investimenti in sanità. Perché innanzitutto lo dice la nostra Costituzione che bisogna garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, ma per garantire il diritto alla salute serve una classe medica sufficiente, serve una classe medica che possa lavorare in un ambiente sereno e che non è che io penso ai poveri colleghi che vanno a lavorare in pronto soccorso, che timbrano il cartellino e sanno che per le prossime 6-8 ore devono andare, prima ancora che a curare i pazienti, devono andare a difendere se stessi, perché là si va in trincea. Al pronto soccorso ci stanno 50 pazienti con 2 medici e 4-5 infermieri. È qualcosa di... cioè, veramente ci vuole... A questi colleghi io darei la medaglia d'oro solo per il coraggio. Oltre alla preparazione medica, ma è chiaro, ci sarebbe anche, devi stare... E ci sarebbe anche un altro esame da superare. Ma poi nel pronto soccorso... Del gladiatore. Nel pronto soccorso il clima di tensione è altissimo, perché tutti quelli che si recano al pronto soccorso e quindi ai 50 pazienti bisogna aggiungere almeno un familiare per ogni paziente, ognuno pensa che il suo problema sia il più importante di quello degli altri e quindi puoi immaginare la tensione come sale. Il medico che si vede dover fronteggiare con un carico di lavoro impressionante, quindi più lavori, più ti stanchi, più sei meno anche lucido, cioè è più facile sbagliare quando lavori in queste condizioni, ma soprattutto devi anche difenderti, perché ti può scappare la parola detta male che può scatenare una reazione, cioè è tutta una conseguenza. Quindi diciamo, quindi, che la richiesta è altissima, l'offerta è bassa. Esatto, come facciamo? La richiesta non solo è altissima, ma aumenta ogni giorno e sempre di più, perché oggi la popolazione, la cittadinanza, e questo è anche un fatto positivo in un paese civile. Il suo grido d'allarme per quanto riguarda... Il mio grido d'allarme è che dobbiamo investire di più in sanità, perché dobbiamo garantire la sanità a tutti in modo gratuito, favorendo la sanità pubblica a quella privata, perché si sta distruggendo il servizio sanitario nazionale. Il migliore servizio nazionale che l'Italia ha sempre avuto come vanto, noi lo stiamo distruggendo e altre nazioni che invece avevano percorsi diversi si stanno avvicinando a quello che è sempre esistito in Italia. E per questo servono finanziamenti importanti, serve quindi investire in sanità. Se no, le conseguenze che viviamo oggi, logicamente, le liste di attesa lunga, le aggressioni ai medici, agli operatori sanitari, che poi non solo sono medici, ma sono infermieri, gli assistenti, gli OSA, cioè tutti quelli che lavorano nella sanità. Quindi è un discorso che ingloba un poco tutti. Per cui
Il grido di allarme è proprio questo. Molti cittadini autonomamente si recano in pronto soccorso scavalcando i servizi di prima fascia, perché magari molti potrebbero recarsi dal proprio medico di famiglia e magari non lo fanno, oppure potrebbero avvalersi di una consulenza specialistica ambulatoriale. Ma perché anche, sì, ci sta una percentuale di responsabilità da parte di tutte le fasce della categoria medica, ripeto, la prima autocritica la dobbiamo fare all'interno, però credo che sia evidente che il sistema non funziona, e se regge, regge grazie a quella stragrande maggioranza di medici, che in silenzio ogni giorno esercita la propria professione con senso di responsabilità, con abnegazione, anteponendo l'interesse del paziente al proprio interesse, all'interesse della propria famiglia, e grazie al lavoro immenso di tutta questa maggioranza di medici che, ripeto, di cui forse non sappiamo manco nome e cognome, ma sono quelli che portano avanti il servizio sanitario per quello che funziona ancora. Quindi ecco che l'autocritica sì, però voglio dire, è chiaro ed è palese che il sistema sanitario è in caduta libera. Beh, allora vogliamo aggiungere ancora qualche cosa per quanto riguarda l'ordine, diciamo, questo suo nuovo impegno per quanto riguarda l'ordine dei medici, perché dopo le devo fare una domanda a livello medico. Quindi ci spogliamo un attimino del... No, ma ripeto, l'ordine dei medici, noi siamo a disposizione come indirizzo, noi siamo a disposizione e vogliamo collaborare con tutte le istituzioni, quindi con la politica, con le istituzioni, con le associazioni di categoria. Siamo disposti a partecipare a qualsiasi tavolo tecnico ci venga proposto, siamo disposti ad essere d'aiuto lì dove noi possiamo dare il nostro contributo, e questo è sicuro e non ci sono dubbi, così come sono sicuro anche che Benevento, per le sue dimensioni, non sarà difficile poter colloquiare con chi rappresenta, voglio dire, il nostro territorio, sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista istituzionale. Noi appena ci insedieremo, naturalmente prenderemo contatti con i responsabili sanitari del territorio, con chi rappresenta anche politicamente il territorio, il nostro territorio, e perché dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, che è quella di fare qualcosa, perché la nostra gente ne ha bisogno. Le aree interne sono quelle più, diciamo così, danneggiate, e noi purtroppo siamo l'area più interna della regione Campania, e non possiamo subire in silenzio, ma dobbiamo cercare di far valere le nostre ragioni, dobbiamo cercare di ottenere quello che la cittadinanza sannita merita per Costituzione e non per... Bene, allora, se lei è d'accordo, fra qualche mese ci risentiamo anche per sapere come vanno i lavori e come sta andando la carica di Presidente. Noi siamo sempre disponibili, la nostra vuole essere un'esperienza di trasparenza, di inclusione, di apertura. Le porte dell'ordine sono aperte a tutti, a non solo ai medici, dove possono trovare la loro seconda casa, perché è la casa del medico, la sede dell'ordine dei medici, ma siamo aperti a tutti i cittadini, siamo aperti a tutte le istituzioni, a tutte le associazioni di categoria, agli studenti, a voi giornalisti che, voglio dire, fate questo compito importante di informare la cittadinanza su quelle che sono le dinamiche, le problematiche locali, per cui, voglio dire, a noi ci trovate sempre disponibili e pronti ad ogni forma di collaborazione. Questo incontro sarà anche pubblicato sull'Eco del Sannio, che il direttore è Daniela Piesco, quindi diciamo avrà massima diffusione. Allora, solo per un attimo, dunque, Luca Milano, presidente dell'Ordine dei Medici. Luca Milano, dottore di famiglia, dottore di base. Vaccino sì, vaccino no. Vaccino sì, senza se e senza ma. Io sto conducendo una campagna vaccinale, così come tutti i miei colleghi della medicina generale, perché lo studio del medico di famiglia è il setting ideale per la vaccinazione, e l'abbiamo avuto, se mai ce ne fosse stato bisogno, ne abbiamo avuto riprova durante la pandemia, perché inizialmente tutti correvano e volevano appunto il vaccino, poi sono incominciati a sorgere tutte quelle perplessità, quei dubbi, però poi quando il paziente si sentiva dire vieni allo studio che te lo faccio io, il paziente, conoscendo lo studio, sapendolo raggiungere in modo facile, la fiducia, perché noi quello che ci lega ai nostri pazienti è un rapporto di fiducia, per cui, voglio dire,
quando il paziente si sente dire dal suo medico di famiglia vieni allo studio che ti faccio il vaccino, lui va sicuro, va tranquillo, perché sa che il proprio medico di famiglia non gli farebbe mai una cosa nei suoi confronti, insomma. Quindi vaccino sì, sempre e comunque per tutte le vaccinazioni. Quindi basta rivolgersi al medico di famiglia e quindi sì, siamo, oltre alla vaccinazione antinfluenzale, stiamo anche somministrando nei nostri studi il vaccino contro l'herpes zoster, contro il fuoco di Sant'Antonio. E io consiglio a tutti di sottoporsi a questa vaccinazione, perché chi ha provato il fuoco di Sant'Antonio, il nome stesso lo dice, questo è in gergo dialettale, ma la patologia dell'herpes zoster è veramente molto doloroso, fastidioso, per cui fare il vaccino significa prevenire un dolore proprio fisico importante. Ma si riferisce al fuoco del 17 gennaio di Sant'Antonio, come si può dire? Diciamo che perché poi Sant'Antonio è una brava persona. Insomma. È paragonato al fuoco di Sant'Antonio perché provoca un'irritazione cutanea con bruciore e dolore di un'intensità ai limiti della sopportazione. Bene, dottore, c'è un problema. Diciamo che molte persone non si curano perché non hanno la possibilità di andare. È la piaga del momento, è vero. Purtroppo ci sono tante persone, tante, che sono costrette a rinunciare alla cura perché non hanno la possibilità di poter sostenerla economicamente. E questo lo verifichiamo soprattutto noi medici di famiglia, perché poi il medico di famiglia è il primo riferimento per il cittadino. E quindi, ma io potrei raccontare un episodio recente della settimana scorsa che mi ha lasciato veramente i brividi, ma non lo dico per... In una normale giornata di studio è venuta una signora, giovane mamma, 42 anni, con una figlia 16enne, 17enne, con un problema di salute serio, grave dalla nascita. Analizzando, vabbè, avevo proposto semplicemente una visita specialistica, ma non privata, in regime privatistico, in regime di specialistica ambulatoriale. Quindi avevo fatto la ricetta, la signora avrebbe dovuto pagare solo il ticket, eventualmente. Ma come la signora non mi ha fatto neanche fare la ricetta e davanti alla figlia, questo mi ha lasciato veramente molto molto triste, è stata una scena che mi ha colpito tantissimo, ha detto dottore non la possiamo fare la visita specialistica, è inutile che la fa la ricetta, non ci possiamo andare adesso a fare la visita specialistica, non si preoccupi, mi dia lei una terapia e andiamo avanti. Ma questo magari io dico... Cioè sono rimasto veramente con scosso, perché magari una mamma può dire ad una figlia, davanti alla figlia, e la figlia non ha battuto ciglio, nel senso che magari uno può dire non ti posso comprare queste scarpe perché costano troppo. Era consapevole, quindi voglio dire, sentir dire ad una giovane mamma con la massima dignità non mi posso permettere una visita specialistica, ma non privata, ripeto, il regime ambulatoriale, mi ha lasciato scosso. È chiaro che come loro sono usciti io per rispetto della dignità delle persone, perché la mamma l'ha detto con una semplicità e con una dignità veramente commovente, ho lasciato che uscissero, ma io immediatamente ho preso il telefono, ho chiamato un mio amico specialista della materia, ma un minuto lui mi ha detto Luca fammela venire domani mattina alle 10:30 al mio studio che la vedo io, e poi ho chiamato la mamma, abbiamo detto, però queste sono scene che io non l'ho raccontata io, ma se io invito i nostri decisori politici a trascorrere una giornata presso uno studio di un medico di famiglia per capire il bisogno che oggi ha la cittadinanza. Basta una giornata, stare insieme a fianco, seduto a fianco al medico di famiglia e vedere i bisogni, le esigenze e le richieste della popolazione media. È qualcosa che fa rabbrividire. Non ci sono i soldi per curarsi. Anche quando il medico gli viene dato il mandato di curare la sanità, per esempio regionale, e quindi diventa assessore, ma io penso che dimentica di questi problemi, quindi quando si arriva ai vertici si dimentica di effettivamente l'esigenza dell'utenza. Ma io mi rendo conto che probabilmente... Questa è la parte politica. Ma io dico sempre, ho imparato sulla mia esperienza personale, che per giudicare bisogna viverle le realtà, perché... Parlare adesso appunto del responsabile politico è facile, però bisogna pure mettersi nei panni del politico di turno, perché i momenti sicuramente sono difficili. Però io credo che
Nell'ambito della sanità non ci possono essere, voglio dire, tagli così come stanno facendo, perché questo significa andare verso la completa privatizzazione. E c'è una responsabilità politica, probabilmente non so da dove nasce, ma sicuramente la sanità è iniziata ad andare in declino quando è diventata azienda, e lì c'è stato il passaggio. Però adesso sarebbe troppo complesso articolare questo argomento, servirebbe non una trasmissione ma invitare appunto gli esperti di settore per analizzare il problema. Io credo che noi nel nostro piccolo, nella nostra realtà, se ognuno ci mette la buona volontà, la disponibilità e il senso di responsabilità, qualcosa possiamo migliorare. Bene, allora Presidente e Dottore Luca Milano, io la ringrazio soprattutto per la sua disponibilità e ci risentiamo qui a qualche mese, giusto per capire come sta andando la situazione. Grazie tante. Buonasera a tutti.